messa al massimo, l'ho messa a 60 watt. E l'antenna da 38 metri dove c'è il balun scende giù per 12 metri all'angolo lì del terrazzo del piano calpestabile a 3 metri e mezzo con cavo D da 2 mm5. Faccio un angolo di 45 gradi, arriva a 30. Poi di lì un altro angolo di 45 gradi, arrivo a 37,50. Le stazioni aree sono alte, ma l'accordatore dell'apparato in pochi decimi di secondo accorda tutto. Poi se lo prende in memoria, mi sembra che forse è già accordata, tutto lì. Bene, bene, allora lascio lì tutto così com'è, se mi ascoltate bene, poi andrò a cercarmi il manuale e per microfono un microfono che mi ha dato, è nuovo mi ha detto, un microfono preamplificato sempre dell'Icom, l'SM20, è un bello grosso, bello, bello. Però c'ho anche la detta microfono palmare, tutto lì. Lui mi ha consigliato di adoperare questo perché ha una modulazione più potente. Vabbè, voi me l'avete confermato che mi ascoltate bene e grazie di tutto. Allora, ripeto ancora, 5,9 più per tutti e tre. Un po' più forte il collega della zona 5, ma un po' più dice. Va bene. Allora, il K2, a te il microfono, vi ascolto, poi faccio QRT e vado a cercarmi il manuale. Va bene Gianfranco, in Lavagna, ti saluto, funziona tutto bene, modulazione bella forte, 775 cammina con l'SM20, tutto bene, tutto a posto. Ottimo e abbondante. No, non avevo, io non ho ancora sgagnato, caro Giovanni, aspetto, è ancora un po' prestino qui. A te Daniele, K2 GOM. Sì, no, io non ascolto più una stazione di zona 3 che aveva l'857, mi spiace perché aveva dei problemi di emissione lì che non era lineare, ma... sicuramente lì c'era qualcosa spostato lì su carrier dell'SPI o qualcosa del genere. Vabbè. Sì Gianfranco, molto bene, mi spiace per il tuo traliccio, comunque lì la long wire, l'antenna lì, quel filo lungo va bene, nessun problema. E sì, vai a cercare il manuale, l'unica cosa, almeno io cosa trovo esoso sul manuale? Trovo tutto giusto, perché secondo me seguire il manuale è sempre la cosa migliore che uno possa fare. Però secondo me Icom ha esagerato un po' con il compressore, perché ti dice di andare di 10 a 20 dB, quando secondo me una decina già bastano, avanzano e ce n'è quindi troppo, perché 20 dB sono veramente tanti. Vabbè, comunque ti rende la voce sicuramente più... quindi vai a leggere il manuale con divertimento e dopo si ripensa. Io passo il microfono a Giovanni, il Z5 Juliet Mike Zulu e 9+10 per te Giovanni. Temperatura qua da me è meno, abbiamo toccato meno 2 nella notte, siamo a più 2. La giornata non è particolarmente soleggiata, ma non c'è vento, queste le condizioni. A te Giovanni. Sì, bene, grazie Daniele. Allora intanto salutiamo, mi sembra Gianfranco, che ha chiesto permesso di QRT, Ettore, sei pronto lì già con la forchetta? No, oggi noi, ma più o meno è il solito orario, anche qui non è che... un quarto all'una è più o meno quello l'orario, Oggi siamo andati leggerino perché mia moglie stamattina appena si è alzata ha fatto delle fettuccine
o meglio tagliatelle, come si vogliono chiamare, e c'era le imprese, bisogna cominciare a consumare quei fiorellini che si raccolgono nei boschi, sai? E porcini, e oggi abbiamo fatto quello lì, e due crostini neri di quelli toscani, capito? Un bicchiere di Merlot e via, insomma un caffè in espresso, siamo a posto, fino a stasera ci si arriva. Poi ha fatto anche il castagnaccio, ora è lì che si raffredda, peccato se sei lontano, se no te lo facevo sentire, perché sono le ultime castagne lì di Gavinana, Ettore, il prossimo anno e le castagne lì non ci sono. Vabbè, ma comunque qui da noi non mancano le castagne. Bene, io approfitto anch'io per salutarvi, devo dare un posticino, so che ci vada io però. Allora, ben sentiti, buon pranzo quando ci andrete e buona giornata. Il cambio, allora io lo ripasso nuovamente a Gianfranco, se vuol concludere, va bene, io ce l'avevo anch'io, il 775 DSP, e lo diedi via e presi questo 7410 ICOM, che devo dire, insomma, mi accontento, come tutte le cose d'altronde. Ciao a tutti, grazie delle quattro chiacchiere. Ha trasmesso Z5 Juliet Messico Zulu per il K1 Yankee Kilo Tango. Prego. Ho andato a leggere il manuale, Gianfranco, vedi tu, Ettore. K1 Alfa Mai November, buongiorno. Alfa Mike November, bene. Il K2 GON, avanti, buongiorno. Sì, buongiorno, un po' che vi ascolto. Saluto l'Italia Uniform 1, Quebec Delta Delta Daniele. E c'è abbastanza tranquillità oggi rispetto a giorni di fa, che non so che c'era un contest, mamma mia, cosa paurosa. Ok, ancora a te GON, salutando il Daniele, il collega che ha fatto QRT, Z5 Giulio e Maizuru, Giovanni. Il K1 Alfa Mai November e il Dio, il mio nome, Eco Lima Vittorio Lindion, Oscar, avanti Ettore. Whisky 2 Kilo Sierra Messico. Ciao Mario, ciao Elvio, arrivi benissimo, Elvio tutto a posto. Ciao Giovanni, buona siesta e buona passeggiata. Avanti Mario, poi passa per QD Daniele. Molto bene, buongiorno a tutti, da Italia Whisky 2 Kilo Sierra Messico, sempre Mario, sempre Monte Brianza. Ettore, anche l'MC60 è andato, ok? MC60 è andato, molto bene. Prego Daniele. Sì, molto bene Mario, il W2 Kilo Sierra Mike, 5.9 anche per te, 5.9 più 5, ma... il segnale comunque 5.9 più per tutti, ti ascolto bene, saluto Giovanni GMZ che andava a farsi a farsi un giro e bene, Gianfranco è dietro al manuale, quindi caro Ettore, sì anch'io faccio ancora un passaggio e poi io oggi sono di corvée, quindi inizio tardi e finisco tardi, come diceva quello, inizio oggi alle 5 e termino a mezzanotte, quindi va bene così, mi sono riposato questa mattina, adesso vado a mangiare qualcosina e poi inizio la giornata di lavoro. E, per il resto niente, ma vi ascolto tutti una meraviglia, se non avessi questo disturbo qua che ancora non ho risolto, perché poi devo capire un attimo in che maniera vi ascolterei come ma non lo so, è una cosa meravigliosa, non c'è rumore di banda fastidioso oggi sui 40 metri. Bene, a te Ettore, ascolto tutto il giro, ma se non richiesto non riprendo, vado a mangiare qualcosa prima di andare via. Il K2 GON 1 Quebec Delta Delta. Bene Daniele, il K2 GON, forte e chiaro, buon appetito, buon tutto. Mario, ho già annullato quello dell'MC60, tutto a posto. Benone, allora Elvio,
sentiamo poi magari alle ore 18, se passi di lì, e ti ripasso il cambio. Ciao, allora buon appetito Daniele, a più tardi, se c'è occasione, se no nei prossimi giorni. A te Elvio, K2GON. Sì, grazie Ettore. Sì, volevo continuare il discorso del Daniele. In effetti hai ragione, io sono in altura, Daniele, sono su 90 km ovest da Torino, sono 1800 metri di altitudine e ho due DQRM, ok, perciò vi ascolto 5959, il Mario un po' più basso, il W1 kilo Sierra Mike, e va bene. Per Ettore, guarda che qui ho difficoltà a farmi ascoltare. Anzi, forse sono uscito una volta al pelo pelo, qui sto usando solo un filo e un accordatore da palo sul tetto, non voglio creare inquinamento paesaggistico. Ogni tanto vengo, ascolto, ho fatto anche un tentativo in 40 metri la sera, però negativo. Ok, rilancio tutto, il W2 kilo Sierra Mike ha modulato il K1 Alfa Mai Novembre Elvio Barrato 1 cambio. Sì, molto bene Elvio, buongiorno anche a te, ben sentito. Ciao Daniele, buona giornata. Daniele, se ci sei ancora, comunque il rapporto per te a Monza è 5-9. Ciao Daniele. Bene, 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 ragazzi, quelle temperature sono precipitate, eh? Sono precipitate. Anche se al momento il termometro mi dice 4 gradi, ma questa notte andremo al di sotto dello zero abbondantemente. Vabbè, ma è anche giusto che sia così, quindi che faccia freddo. Ok, praticamente mi sono rimaste due cose, e tre, che sono tutto sommato forse le due cose che mi interessavano di più. Vabbè, però, giustamente qualcuno ha detto, sai, ma c'è stato Natale, i regali, eccetera eccetera, e quindi vabbè, aspettiamo verso marzo aprile, poi ci saranno di nuovo gli acquisti. A te Ettore. Ottimo, ottimo, i K2GON, salutando ancora Daniele. Ok, se sei lì in montagna Elvio, magari sei un po' chiuso sulla zona, boh, prova, se c'è buona propagazione vieni fuori anche di lì, se senti bene, se non senti amen. E i 40 e 80 problemi non ci sono lì, sulle montagne si esce, magari i 20 diventa un po' più dura. Va bene Mario, non c'è problema, tanto ci sarà sempre il momento che può interessare qualcosa, ecco. Ok, ci sono, ho visto un paio di inserzioni di Jesu, quelli di MP in vendita, a chi interessa, e bom, basta, altro niente da dire, questo è quello che passa al convento di lì. Allora io direi di provare, tanto se ricevi bene vieni fuori Elvio, se no niente da fare, le montagne sono così. Il nostro amico che si trova lì ai piedi del Monte Rosa, anche lui ogni tanto è un po' in difficoltà per quanto riguarda i 20 metri, però ce la fa, ecco. 40 metri viene fuori benissimo, come 80, perciò è così. No, vabbè, tu prova, se c'è segnale bene, se no amen. A te Elvio, K2GON. Sì, sì, ma sicuramente, anche perché ho avuto un guaio. Scusate, avevo la radio accesa. Ho avuto un guaio sciando, mi sono strappato un muscolo, un ematoma, e allora devo stare a riposo. Ma scusa, va già bene, comincio già a galoppare, a camminare, insomma. E però prima di riprendere i sci, voglio che arrivi i primi di febbraio, pertanto ho sempre la radio accesa e a volte ascolto, però ho fatto qualche tentativo ma negativo, comunque senz'altro,
E alla sera mi sembra che sia alle 23:30 a 7132, poi mi dai conferma. Comunque è fantastico, vi ascolto benissimo. Per il Mario, se vuoi consolarti, qui da noi, ripeto, sono 1300 metri. Stanotte ha fatto meno 10, in questo momento c'è meno 2. Però è abbastanza normale, ecco, queste attitudini. Detto ciò, rilancio il W2, Kilo Sierra Mai Mario, e il K1 Alfa Mai Novembre, ascolta, cambia. Sì, molto bene Elio, no, ma ci sta, per carità. Allora, fino a non molto tempo fa esisteva l'inverno, io adesso mi sono ricreduto e preferisco l'estate, anche se si suda, ma preferisco l'estate. Ma questo non vuol dire assolutamente nulla di concreto, perché è importante che faccia freddo, è importantissimo, perché se no, ragazzi miei, se non fa freddo non sterilizza le larve e quest'estate ci troviamo pieni, strapieni di insetti. Quindi l'inverno ha la sua funzione ed è precisa, è giusto che sia così, quindi che faccia freddo. L'importante appunto che non piovi e non nevichi con questo freddo, perché se no, ragazzi miei, le strade diventano degli specchi, e questa è un'esperienza pregressa, macchina di praticamente 2 anni disfatta, grazie al gelo. Vabbè, a te Ettore. Il K2 GON, porca miseria. Insomma, che rottura di palle, guarda, quando capitano quelle cose lì. Proprio così, niente da fare, qua per il momento c'è un po' di sole, non è che proprio un sole meraviglioso come ieri, un po' meno, ieri sera c'era anche la luna, sì, siamo andati qui un paio di gradi anche noi sotto zero, adesso c'è 4 gradi e ho visto anche a Livigno temperature sono calate parecchio e vabbè, la montagna è così, se non fa freddo adesso, gennaio è il mese che di solito gli ultimi 10 giorni sono quelli un po' più rognosi, poi vediamo un po' febbraio com'è la storia. Bene, io farò ancora un paio di passaggi qui per i saluti e poi vado a vedere se siamo pronti per il rancio. Questa è un po' la panoramica per quanto riguarda. E qui avete già sgagnato voi e vi sento tranquilli, avete già bevuto anche il caffè, porca miseria, siete già a posto. A te Elio, il K2 GOM. Sì Ettore, tra l'altro Mario non ti ascolto ma non benissimo, poi non so se puoi alzare un po' la modulazione. Sì, Giovanni, sì, ho pranzato tranquillo, ho tentato di mangiare poco perché mi hanno invitato a mangiare la bourguignon, lì ci dai, abbiamo anche bevuto. Tra l'altro ho festeggiato il mio compleanno qualche giorno fa, mi hanno regalato una bottiglia di GNP, non lo faccio mai, forse qualche volta la sera, ma raramente, diciamo una volta a settimana. Però ho fatto un piccolo bicchierino di GNP che è meraviglioso, gustosissimo, è un bel retro gusto. Per dirti, ho già fatto caffè, ho già fatto tutto, Ettore. Va bene, sì. Comunque, tra l'altro, io domani per 4 giorni sono a Torino, perché ogni tanto rientro, ormai la mia vita è qui, d'inverno e poi ritorno qui dal 15 giugno fino al 15 settembre e pertanto mi trovo bene e perciò probabilmente da Torino sicuramente farò un tentativo. Mi confermerei solo se di sera è 23:15 o 23:30 a 7132. Detto ciò, il W2 Kilo Sierra Mike, non so se puoi alzare un po' la modulazione, il K1 Alfa Mai November Barato 1. Molto bene, innanzitutto ciao Ettore.
ci sentiamo. Elvio, non so cosa dirti, io sto uscendo con i watt della radio e la mia modulazione, anzi, me l'hanno criticata qualche giorno fa, poi è stata messa a posto, ma è molto, molto stretta, molto penetrante, per cui se non ti arrivi in queste condizioni non so cosa fare. E, o quanto meglio, ti posso salutare. Ciao Elvio, buona giornata, e tutto qua. Italia Whisky 2, Kilo Sierra Messico, QRG. Ciao ragazzi. Ah, va bene, fa quello bravo. Pare che abbia sempre fatto delle prove, mi sembra di ricordare in 80 metri, ma al contrario qui in 40, no. Io ti do la mia previsione è che quella lunga va leggermente di poco, peggio, ma non per causa, non per colpa dei toroidi, perché è più lunga. Questa è la mia idea, adesso vediamo subito. Praticamente c'è la stessa differenza, al contrario, cioè in 80 metri, cioè la corta va leggermente peggio rispetto a quella lunga andata di 40 metri, poi facciamo un conto pari 40, ma non sono 40 metri, però è al contrario. Secondo me va meglio la corta qui, ti renderà un po' di più. Ripeto, non per colpa dei toroidi, che anche se sono leggermente diversi di lui là con quelli che abbiamo noi, ma proprio per la lunghezza fisica dell'antenna. Questo è il discorso, Z4 TOS, K4 RZ, prove tecniche 7127. Sì, Z4 TOS, ho ripreso con l'altra radio e l'ondesina lunga. In ricezione arrivi magistralmente con questa antenna qui, forse meglio che con l'altra. E in trasmissione me lo dirai te adesso, Z4 TOS, K4 RZ. Ma qui non è cambiato niente, qui non è cambiato, incredibilmente, da me non è cambiato niente, c'è sempre 9, 9 più 5, 7, 8, 9, 9 più 5, qui non è cambiato niente. Ecco, vedi allora, diciamo, 40 metri, con la desina lunga che ho fatto io, si equivale a quella corta che ho comprato da tifo, Quindi allora non è, insomma c'è tutta una serie di cose a tener conto, però comunque 80 metri è certo che rispetto al dipolo va meglio il dipolo, e in 40 metri è tutto da discutere, perché fra di noi vedi non c'è nessuna differenza, bisogna vedere a distanza, però insomma sicuramente ci sono un sacco di cose che intervengono e alla fine è difficile trovare la quadra. Però questa qui che ho fatto io sono soddisfatto, perché bene o male lei si difende bene in tutte le bande. Però col fatto che in 80 metri prende la paga dal tipolo, io mi ero fatto la cosa che i toroidi non fossero perfetti come quelli dell'olandesina che ha fatto quella che abbiamo comprato, per cui, però poi ci sono altre cose che mi fanno ricredere, quindi alla fine non so cosa pensare. Va bene, Z4 TOS, K4 RZ. Sì, Z4 TOS, K4 RZ, ma è difficile. Secondo me, guarda, è difficile perché la propagazione non è stabile. Se fosse come l'altra sera, dove eravamo in 80 metri, ci siamo partiti con un segnale, siamo arrivati in fondo con lo stesso segnale, allora la discussione cambia. Ma durante il tuo messaggio hai fatto S5, S9 più 10, cioè c'è molto, è molto variabile, quindi secondo me fatica a fare con i confronti, molto, capito? Dipende molto dalla propagazione, però qui non è cambiato niente. Altre volte magari mi sembra che con gli altri, non so, poi se deve essere nella stessa posizione, perché magari ha un lobo di radiazione completamente diverso, però non so cosa dire. Più o meno comunque sono tutte lì, adesso io ho la mia idea, non è detto che sia quella giusta, ma ho la mia idea. E cioè quello che hai pensato te per lì, per l'iteroidi,
sicuramente andranno un po' meglio, ma cioè, questi sono classici. La differenza c'è, paro qui, 40 metri, poi in altre bande magari è diverso, però strumentalmente magari lo vedi. Poi ovvio che sono tutti pelini, molto difficili da rilevare, quindi, però strumentalmente magari lo vedi. A occhio così, o orecchio, insomma, fai fatica, si fa fatica. Così primo, quinto, qui io direi che sono uguali, questo voglio dire, io ti dico, li ho provati, tutti e tre ne ho provati, non due, tre, è il suo, un altro mio, un altro il suo e un altro mio, due ne ho provati, due, solo due ne ho provati. No, tre, perché c'è anche quello che ho dato a Ugo lì, c'è la terza che ho dato a Ugo, che l'aveva fatto sempre lui là, e apparentemente sono tutti uguali, ecco, io non ho, però sai, sono prove che fai e tac e tac, ecco, non è in maniera continuativa, tipo un commutatore d'antenna, quindi fai fatica, difficile da dire, magari uno se ne accorge di più, non so, col rumore di fondo, uno tira su più rumore, l'altro un po' meno, loro un po' che posso capire, ma sul segnale effettivo di un corrispondente fai fatica, non... però io ti dico, non ho notato niente, Z4 TOS, K4 RLJ. Ok, Italia Kilo 8 ZKZ, se ho capito bene, qui Z4 Tango Oscar Sierra, in QSO con Italia Chilometro 4 Romeo Alfa J Juliet. Va bene, allora io volevo solo dirti, Daniele, che ho cambiato di nuovo antenna, cioè sai che ne ho tre praticamente, e questa qui è il dipolo che l'ho accordato un po' perché in 40 ha un po' di rose, cioè non tanto, però si avvicina ai due, e quindi gli ho dato un po' di accordatore, mi dirai poi se noti qualche differenza. E niente, ancora con la buona giornata, la buona domenica, Italia Kilo 8 ZKJ, ben arrivato, qui sta modulando Z4 Tango Oscar Sierra, operatore Mauro, QTH abituale Massa Lombarda, ma attualmente mi trovo in campagna qua a 20 km da Ferrara. E ti rilancio il microfono, girerai per Italia Kilo 4 RAJ Daniele, a te ZKJ. Ok, perfetto, ho preso nota dei rispettivi indicativi, grazie dell'ingresso, buona domenica 73, dopo i saluti di rito, mi presento, il mio nome è Gregorio, sono Italia Chilometro 8 Juliet Zulu Kilo, le lettere sono esatte, però le anagrammate, ma insomma cosa importa? Gregorio, buongiorno, buona domenica innanzitutto, ben sentito, il Z8 Giulio Zulu Kilo, il K4 Romeo Alfa Giulietto, il nome Daniele, la città è QTH Imola, questo è un po' il quanto, arrivi molto forte, 9.5, 9.10, c'è un po' di QSB come anche con Mauro, ma il segnale sono molto forte anche con Mauro, beh Mauro io sì, leggermente più piano, ma siamo sempre lì, non so cosa dire. Non so cosa dire, sono sempre lì, i segnali sono tutti lì, ma è la propagazione, fai fatica, secondo me si fa fatica a tirare delle conclusioni, ecco.
potresti magari fare una prova con Gregorio, che magari è più lontano, ma cioè si fa fatica, ecco, secondo me non è. Sono tutte ipotesi e supposizioni, ma si fa fatica, ecco. Gregorio, tutto qui quella questione. Bene, dai, ma è una modulazione lì, hi-fi, tutto che mi rimbomba il cervello, con tutta un'enfasi sotto di riverbero, leggermente virbero enfasi, però va bene così, se ti piace così va bene così. Io ascolto in cuffia, sono quelle voci che vanno in modo adesso, però la compressibilità è totale, non è una voce naturale, diciamo così, come può essere Mauro, io, insomma, microfoni normali, ecco, normali o dinamici o preamplificati, è una modulazione elaborata. Bene, comunque la comprensibilità è totale, essendo il segnale molto forte, da fare delle chiacchiere va bene, ma se fosse in mezzo al rumore con una modulazione del genere, secondo il mio parere non arriva a niente. Però l'ho segnalato quel segnale, la propagazione è forte, fortissimo, direi problemi non ce n'è, quindi va bene così. A te Mauro, Z4 TOS K4 RJ. Sì, Z4 TOS che riprende. Va bene, no, allora ho ripreso con la landesina. Allora Gregorio, ti sfrutto visto che sei qui e comunque tu da Caserta cominci a essere a una distanza un po'... Perché io e Daniele siamo a 50 km di distanza, invece tu la tua distanza comincia a essere un po' più, diciamo, ragguardevole. Va bene, allora che fare? Guarda, io ho cambiato radio, quindi la modulazione probabilmente sarà cambiata. Ho cambiato anche l'antenna, ovviamente, perché questa è un'olandesina, è un M-feed di 40 metri e va meglio in 80 sicuramente, però comunque anche qui vedo che non va male. Allora, qua avevo segnato il tuo indicativo in modo scorretto, ora ho i K8 Juliet Zulu Kilo, Gregorio, credo che così vada bene. Piacere di averti ascoltato e ti rilancio il microfono e aspetto da te una valutazione rispetto alla precedente missione. 34 TOS e K8 Giulio Zulu Kilo, avanti. Bene Mauro, perfetto. 34 TOS per il gruppo Italia Kilo 8 JZK, è molto bene. Devo dire che il rapporto di segnale in quest'ultimo passaggio è letteralmente ma veramente molto impercettibile. Siamo a 69 in questo momento con questa antenna. Diciamo che significative variazioni sul profilo dell'audio, anche se è cambiato radio, non è stata significativa. Continua ogni caso anche il colore di una benissione. Grazie anche a Danilo per i controlli oggettivi sulla emissione della fonia. Insomma, oggi mi andrò di fare un tentativo bizzarro per provare simultaneamente due microfoni, tant'è che sto utilizzando un parallelo sia un microfono dinamico la scuola e un microfono dinamico elettromosso. Sembrerebbe che il giudizio non sia sicuramente ottimale, ma è chiaro che sono microfoni che presentano una differente impedenza, quindi questo è il motivo per il quale c'è del riverbero che infatti io non sicuramente apprezzo. Insomma, è chiaro che insomma in alto non è certamente un diverso wifi. Almeno questa è la mia aspettativa, insomma, che va a in condizioni anche poco ottimali di essere sempre un po' meglio. Se magari poi riesce a dare una profondità all'audio ben meglio, ma senza esagerare. Bene, perfetto, questa volta che ti piace la mia Sì, perfetto Gregorio, perfettissimo.
i capot JZK, i K4 RAG. Ma Mauro, io mi associo a quello che ha detto Gregorio, cioè io ho grosse, così, grosse diversità di segnali, di rispetto, cioè, sono tutte lì, sono tutte lì, non è che cambia di molto, faccio fatica, meno se si fa fatica, meno io faccio fatica a capire se è questione di propagazione di antenne. Quindi non ce n'è una che va bene, ma va bene tutte, va male tutte, ecco, questo è quello che dico io. Perché c'è il QSB sul tuo segnale, però va bene, cioè non è che va bene, ecco, tutte e tre vanno bene. Magari lo trai anche te in ricezione, se fai la commutazione veloce, non lo so, non ti so dire. Questo è un po' il discorso. Bene Gregorio, no, ma come modulazione va bene, a me non piace perché è una questione di gusti personali, non ha difetti, non ci sono rientri, va benissimo, però c'è solo quell'effetto, non so se ti piacciono o meno, mi sembra di aver capito di no. Oggi vabbè, tanto si fa per giocare, per passarsi il tempo, Gregorio. C'è quell'effetto hi-fi di un voce molto uomo. Io ti ascolto con un filtro 2.7, non oso pensare se uno va a un 3000, 3002, non so. Poi sarà questione di abitudine, con 2.7, ovvio che se lo vado a 1.8, 2.2, non so, giù 2.4, ma stringi molto, l'effetto cala, Gregorio, ma va bene, non c'è mica problema, La comprensibilità è totale. Io ho una particolarità così, rigetto nei confronti di quel tipo di voce lì, ma non della tua voce, insomma di quegli effetti lì un po' bizzarri, ma è una cosa comune che va molto di moda, ma non c'è problema, ognuno fa ciò che vuole, ci mancherebbe, e poi insomma se uno si diverte, ognuno si diverte a proprio modo, non è quello il problema, sì. L'importante è che non ci siano rientri, ripeto, difetti o acciacchi vari, ma lì va tutto bene, ecco. Ha solo quella caratteristica lì, Gregorio. Bene, dai, Gregorio, ti saluto, qui l'apparecchio, ma adesso mi stacco anch'io, Mauro, perché vado a prepararmi che devo uscire. Aspetta, non è una cosa urgentissima, faccio ancora un messaggio, poi dopo esco. E quindi vado a prepararmi. E cosa volevo dire? Per Gregorio l'apparecchio è un 101, sono 100 watt, l'antenna è la medesima di Mauro. La classica olandesina, il fed lì eccetera di 20 metri, non è niente di che, ma vedo la propagazione che è molto forte, è molto buona. Vi saluto, ciao Mauro, semmai ci ascoltiamo nel pomeriggio più tardi, in 2 metri, e poi dopo io, se non avete più niente da chiedere, mi ritiro e faccio, aia, mi fa male qua il pedale, e faccio QRT, che vado in uscita, così ne approfitto nell'orario che è ancora, insomma è fresco qua Gregorio, è abbastanza fresco, tira un'aria che insomma che pela, e stamattina c'era un bel sole, insomma era sereno proprio, adesso è un sole pallido che non so che cosa voglia fare, siamo già in fase di discesa anche del sole, siamo già insomma, però è un freddo, stanotte qui siamo andati -2, -3, dove Mauro sicuramente anche -5, era un po' tutto bianco, ma l'hanno detto, comunque durerà ancora domani, poi tornerà nella norma. Bene Gregorio, ti saluto, buona domenica, buona settimana, grazie delle due chiacchiere, dei rapporti, e poi ci riascoltiamo. Anche te Mauro, giro per te, ma dopo io chiudo, Z4 TOS e K4 RAG. Sì, va bene, io... Saluto Gregorio, capotto JZK, ben sentito, da Caserta, salutami la reggia. No, ok, guarda, io con le modulazioni non sono così pignolo come Daniele, ma io ti sentivo perfettamente bene. E poi niente, per il resto segnale forte, per cui ben sentito. Grazie per i rapporti, così... Ho idea anche di più o meno com'è la situazione lì in questo momento del mio segnale verso, diciamo, le tue zone, e niente, andiamo a finire il resto della domenica, adesso anch'io devo andare fuori a fare 2 o 3 cose, però voglio starci il meno possibile perché è troppo freddo.
Quindi ci si risente, è stato un piacere, Z4 TOS QRT e alle prossime. Prendere la penna e la carta in maniera da scrivere i nominativi, così la mente la lasciamo da parte, guardiamo con gli occhi e leggiamo e così non ci sbagliamo. E passerai poi il cambio, mi pare che spetterà poi a Gaetano in medolla. A te Vittorio, qui è Italia 0, Mike, Yankee, Eco. Maurizio, siamo Paesani. Paesani, tu sei di Augusta? Confermo. Azzeccato per niente, comunque lo ripeto un'altra volta, Italia Udine 4, Quebec Sierra Juliet, l'operatore Gaetano, il paesino di Medolla, originario di Augusta, Maurizio, ehi, è l'unica che scemo, porco zio, e magari mi mando un'email al mio nominativo.com, Italia 1.4, Quebec Sierra Juliet.com, così ne scendiamo il numero di telefono. Ma io già 30 anni oltre che sono qua in provincia di Modena, si sente il mio modenese, né? No, che se veramente è torinese, magari. Comunque, vi saluto, come dicevi te, ultimo che mi ha rilanciato, ci siamo fatti in parecchi e io, essendo uno dei nuovi, insomma, già faccio fatica ora a chi devo rilanciare perché non ho messo l'asterix, come dico io, a chi dovevo rilanciare. Facciamo una cosa, solo con le scuse, io vi saluto nuovamente a tutti quanti, rilancio per Maurizio, se capite il mio QRZ, la mia email, e poi magari ci sentiamo un'altra volta, perché siamo abbastanza. Perciò di nuovo buona domenica ancora a tutti, Gaetano qua originario di Augusta Siracusa, provincia però di Modena, io 4 QSG. Bene Gaetano, Italia 4 qui in Sierra Juliet, qui riprende Italia 0, ma anche in Chieco. Io sono nato in via Principe Umberto numero 129 e nel 1944, penso un po' quanti anni fa, e possiedo ancora metà delle saline di Augusta,
quelle che non sono separate dal, dalla ferrovia. Lato mare è ancora in linea. Bene Gaetano, ci sentiamo, ci sentiremo, non c'è nessun problema. E io faccio miei così, ma non ho parenti a... Ho solo un cugino che è ingegnere che fa Pignato, ma è andato in pensione proprio quest'anno, ingegnere Giovanni Pignato, ma non ho altri parenti, no. Quindi tutto qua, Gaetano, ci sentiremo. Allora, passerei la parola, io avevo segnato sempre l'asterisco su Vittorio, ti saluto, Giambattista l'ho salutato, ti saluto, io 5 Lima Bravo Ontario, e io ho messo l'asterisco su Vittorio e a lui vada il cambio. Italia Udine 8, Juventus Savona Porto Rico, Vittorio Sarno, qui Italia 0, Mike Yankee, ecco, prego. Vabbè, riprendo io così se qualche volta hai difficoltà, Vittorio, ci penso io a sistemare la situazione. E gli ho dato io l'ingresso alla Italia Uniforme 5 Lima Bravo, perché non ci ho detto il nome, la città, non ci ho detto proprio niente. E noi siamo così in... in ansia di conoscere il suo nome e la sua città. Va bene? Italia Uniforme 5, Lima Bravo Oscar, che poi andrà per Italia 0 mai clienti Eco. Sì, Italia Kilo 8, Lima Sierra Golf, Francesco Rebucino trasmesso.